Ciao ragazzi, oggi provo a portarvi in questo canale un nuovo tipo di contenuto che è un mix tra una revisione scatti e un editing su Lightroom. Mi è venuta questa idea perché appunto il ragazzo Davide Lungo mi ha proposto di fare una reel insieme a lui, allora io, visto che non bazzico tanto su Instagram, ho deciso di provare a trasformare questa sua idea per applicarla anche al mio canale. E quindi questa tipologia di video consisterà nel: voi iscritti mi mandate uno scatto in RAW da editare, e quindi qua si parla della parte di editing. Però naturalmente, prima di andare a fare l'editing, andremo a vedere in proprio grandi linee un ripasso veloce, una visione veloce di come è stato fatto questo scatto e di cosa si poteva migliorare in fase di scatto, per poi andare ad applicare alcune correzioni in post-produzione nello stesso video. Naturalmente c'è tanta carne al fuoco, quindi ci sono tanti concetti, tanti argomenti, ma più che altro c'è tanto da fare in questo video. Cercherò di stare il più sintetico possibile, perché altrimenti verrebbe un video da minimo mezz'ora. Quindi se vi piace questa idea di contenuto e vi piacerà questo video, fatemelo sapere qua nei commenti e lasciatemi un like, perché se piace naturalmente poi continuerò a portarlo e dovete mandarmi poi voi gli scatti in RAW da poter editare su Lightroom. Naturalmente la playlist della revisione degli scatti continuerà, però volevo provare anche questo tipo leggermente diverso che è un mix delle due cose. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Siccome questo video sarà un po' lungo, saltiamo subito a monitor, vediamo la foto iniziale di Dave Luongo che mi ha mandato, cosa è stato fatto bene, cosa secondo me si poteva migliorare, e poi passeremo in Lightroom per aggiustarla leggermente. Non sarà un editing super complesso, appunto per tenere il video più compatto possibile, ma faremo del nostro meglio nel tempo che abbiamo a disposizione. Allora, questo è lo scatto che mi ha mandato Dave, naturalmente l'ho convertito in JPEG per poterci scrivere sopra, ma ho lo scatto in RAW. Allora, vediamo cosa è bello di questa foto e quindi poi in post-produzione andremo a enfatizzarlo, e vediamo invece cosa non va mica tanto bene. Allora, naturalmente è molto bello il soggetto, che è la cascata, si vede un po' poco e mi dà poco il senso di altezza, e non so se questa è una cascata altissima o molto bassa. Vista così sembra molto bassa, però guardando l'altezza di questo canyon, diciamo, e guardando la dimensione delle persone qua da basso, credo che sia molto alto. Però in questo scatto si vede un po' poco quell'altezza qua. Un'altra cosa che non apprezzo moltissimo è, se noi vediamo qui e qui, abbiamo tantissime persone, solo che le persone sono posizionate in una parte interessante, diciamo, del background, della parte, diciamo, laterale del frame, perché lì c'è una bellissima luce, c'è quello che potrebbe essere un'alba, un tramonto, e quindi andarle a croppare qui perdo un po' di luce e di colore dell'immagine. Qua credo che sia in Islanda, guardando un po' il territorio e anche la quantità di persone, e appunto vediamo che magari c'è un po' troppo cielo, poco interessante, e andremo a correggerlo, andremo a eliminare questo aereo, andremo a eliminare magari la sporcizia che c'era sulla lente. Abbiamo un bellissimo primo piano con questa roccia super dettagliata, quindi andremo a enfatizzarla e cercheremo appunto di eliminare un po' quegli elementi di disturbo dati dalle persone, dalle macchine che ci sono in questa zona. Vediamo cosa riusciamo a fare. Passiamo a Lightroom, lo scatto è già aperto. Ok, abbiamo qui la foto di Dave. Vediamo un attimo da cosa incominciare. Allora, quello che vedo subito è che dall'istogramma abbiamo tante zone molto scure e un po' di zone molto chiare. Quindi alzare solo l'esposizione non andrebbe bene, perché andremo a bruciare i bianchi. Quello che possiamo fare è, utilizzando i filtri, subito utilizzo un filtro, vado a selezionare solo il cielo, e con Lightroom, vedete, me lo permette di fare, abbasso l'esposizione del cielo, poi faccio, ma è una cosa momentanea questa, poi faccio un'altra selezione del cielo, che però poi andrò a invertire, quindi selezionerò solo la parte sotto al cielo, e l'andiamo ad alzare di esposizione leggermente. Così abbiamo una visione più corretta, diciamo, di quello che è l'immagine.
Avendo fatto queste due piccole calibrazioni molto veloci, ma appunto che servono solo poi per migliorare il processo dopo, andiamo poi a editare la foto così come se fosse ipoteticamente scattata così. Quindi vedete dall'istogramma abbiamo alzato leggermente i neri e abbassato i bianchi. Siccome dicevamo che questa roccia qua è molto interessante, andiamo ad amplificare le ombre. Alzando le ombre magari perdiamo un po' di saturazione, allora diamo un po' di contrasto, appunto che aiuta anche la saturazione, vedete qua l'arancione come è ben tornato fuori, aumentiamo un po' la vividezza e un po' la saturazione. Naturalmente, come dicevo inizialmente, quella parte qui con il rosso del tramonto è molto interessante, purtroppo vedete che qui e qui c'è un sacco di gente. E io li reputo elementi di disturbo perché c'è l'occhio, io appena ho aperto questo scatto mi è caduto su questa roba qui, pensavo fossero alberi, ho zoomato, invece sono persone, non sono il massimo. Poi quello che dicevamo sempre in fase di visione dello scatto, c'è un sacco di cielo non interessante, molto piatto con nulla di più, quindi crop subito nella parte alta dell'immagine. Magari eliminiamo già subito l'aereo, la scia dell'aereo e il puntino di sporcizia che c'era. Vediamo con un crop così come viene. Un'altra cosa magari poco corretta, diciamo, è questa parte qua di destra dell'immagine, perché probabilmente Dave aveva su un filtro e mi ha scurito un po' troppo quella parte qui sulla sinistra rispetto alla destra. Quindi magari provo a croppare leggermente anche la parte di sinistra, stando attenti magari qui che abbiamo un po' di punti di interesse, e già così siamo un po' più immersi nell'immagine. Siccome questa parte qui è molto molto bianca, proviamo, non so se sarà efficace, ma proviamo con un filtro lineare solo in questa zona qui, naturalmente non bianco, cioè non schiarendo ma scurendo quella parte qua. No, non funziona tanto. Proviamo ad abbassare un po' le luci. No, funziona poco anche questo. Vedete come diventa grigio? Dobbiamo provare con un altro sistema. Allora, prendiamo un filtro radiale, lo mettiamo sempre qua. Abbassiamo leggermente le luci, ma compensiamo dando un po' di giallo. Magari lo spostiamo un po' più in alto per non influire il colore sotto. E non è il massimo, appunto perché lì c'è un bianco molto molto bianco. Consideriamo che l'abbiamo anche già abbassata l'esposizione, quindi lì è molto molto bianco. Proviamo a camuffare un po' meglio il filtro per non dare distacchi troppo netti. Proviamo con qualcosa così. Facciamo la cosa opposta da questa parte qui. Siccome lì è molto scuro, si vede che è molto più scuro, magari gli diamo un pelino di bianco. Aggiungiamo un altro filtro radiale, questa zona qui, vedete, già schiarendola un po' l'immagine è un po' più bilanciata. Poi naturalmente dobbiamo incentivare la parte centrale, che è dove abbiamo il soggetto, la cascata, la parte bella dell'immagine, quindi faccio un altro filtro radiale solo sulla parte centrale. Posizioniamo in modo magari da non toccare il primo piano, che poi magari lo scuriamo leggermente, vediamo. E anche qui alziamo un po' le ombre, non troppo, e secondo me quello che può funzionare molto in questa scena qua è dare del bianco proprio, bianco ed esposizione, così ci fa risaltare maggiormente quella parte lì. Magari possiamo anche dare la finzione che parte del colore del tramonto o dell'alba venga a colpire la cascata, ma in piccola parte. Quindi alziamo un po' la temperatura di questa zona, non troppo perché sennò è troppo fake, forse è un po' troppo chiara essendo comunque una parte scura all'ombra, diciamo che con un più 10 più 15 va bene. Poi a questo punto lavorerei sul primo piano, che era la parte che dicevo interessante. Non andrei a schiarirla più di quant'è adesso, quindi andiamo a portare l'esposizione a zero, però magari gli diamo un po' di contrasto, un po' di texture per farla spiccare ancora di più, non troppo naturalmente,
e credo che la chiarezza possa lavorare bene. Magari la scuriamo leggermente per evitare che sia troppo predominante. Cerchiamo sempre di fare correzioni piccoline, niente di drastico, per non snaturare la foto. Alziamo un attimo i neri, ok. Già così è abbastanza interessante, ma non è predominante, perché predominante deve essere naturalmente la cascata. Siccome la cascata ha un buon colore, possiamo andare nella tab colori appunto e giocare un attimo con l'azzurro e il blu. Vediamo come risulta. In questo tipo di immagine forse più del blu scuro tendente al viola mi piace di più un azzurrino, quindi magari togliamo un meno 10, portiamo anche il blu leggermente verso l'azzurrino e se avete visto i due colori, no, che abbiamo l'orange e il teal, cioè l'arancione e l'azzurrino, possiamo provare con la tab della calibrazione sul blu primario a giocare anche col blu primario. Vedete che effetto che fa? Naturalmente non troppo, andiamo a un meno 25, proviamo. Aumentiamo un po' questa saturazione. Adesso diciamo che il rosso è forse un po' troppo rosso e lo possiamo desaturare con il rosso primario, vedete, leggermente. Magari diamo un meno 15 nella calibrazione e poi sui rossi andiamo a tenderlo un po' di più verso il giallo arancione, perché troppo rosso mi sembra troppo finto. Ok, possiamo vedere com'era la foto inizialmente e vediamo la foto adesso. Sì, forse la parte in alto a destra è forse un po' troppo finta, un po' troppo scura adesso, quindi magari gli ridò quel pelo di esposizione che gli avevano tolto. Vedete poco, 0,19, robe minime. E diciamo come foto in totale, vabbè, possiamo per esempio alzare di un punto i neri e abbassare di un punto i bianchi per essere sicuri di non avere elementi bruciatissimi. Quello che possiamo fare è, siccome quella parte qui è poco interessante, facciamo una vignettatura, la facciamo manualmente così la gestiamo al meglio, quindi filtro lineare, lo mettiamo in questa zona qua, meno 30, meno 25 e la scuriamo leggermente. Siccome quella zona lì proprio è poco interessante, la possiamo anche scurire molto di più, giusto proprio per eliminarla dalla visione, dallo sguardo dell'osservatore. E poi magari on top, come si dice in English, on top andiamo a mettere un po' di vignettatura, poca, diciamo un meno 10 per non esagerare. Così vedete subito dov'è concentrata l'attenzione, in questa zona qui dove c'è la parte bella, abbiamo questa roccia qui che ci richiama tantissimo l'occhio perché è a molti dettagli e ha una buona texture perché gliel'abbiamo data. I lati vengono scuriti leggermente dalla vignettatura e quindi siamo ancora più concentrati sulla parte centrale dell'immagine. L'unica cosa che ci rimane da fare, che adesso provo, ma se non ottengo dei buoni risultati subito lasciamo così la foto, è provare a rimuovere un po' quelle persone qua. Vediamo se la gommina ci fa miracoli. Proviamo a fare una strisciata unica, cosa succede? Malissimo, ma proprio malissimo, niente, perché praticamente lui mi sta lavorando sopra al cerottino senza applicare i filtri, quindi mi va a copiare quello che era l'immagine iniziale. Allora, ho provato a rimuovere gli omini, cioè le persone in alto a destra, ma avendo applicato tutti quei filtri qua che abbiamo applicato, il software non lavora correttamente, mi lascia l'alone attorno agli omini. Quello che però possiamo fare è esportare l'immagine così in JPEG, poi riaprire il JPEG qua all'interno e correggere quella sezione. Proviamo a farlo. Allora, diciamo che la nostra immagine così va abbastanza bene, si può
si potrebbe comunque andare avanti a correggere ancora un po', tirare un po' più di su la saturazione nella parte in centrale, insomma, si potrebbero fare tante cose naturalmente, ma per tenere abbastanza contenuto il video e non dilungarsi troppo, per ora la teniamo così. Quindi, ho provato a esportare l'immagine in JPEG, vedete, e adesso proviamo con la gommina a eliminare quella parte qua in alto. Vediamo cosa succede. Sì, vedete, la correzione la fa, naturalmente va sistemata un attimo, però magari con un paio di sgommate qua riusciamo a sistemarla, a ripristinare questa zona qui. Ecco, vedete, così non è bellissimo perché vabbè, si potrebbe fare meglio, però siamo riusciti a eliminare quella parte di disturbo e possiamo fare la stessa cosa qui. Faccio due clic giusto per farvi vedere quanto poi sarebbe semplice eliminare tutti questi componenti qua, e naturalmente dedicandoci più tempo si può fare anche un lavoro discreto. Diciamo che questa è l'immagine finale che per oggi ho ottenuto dallo scatto di Dave Luongo. Bene ragazzi, il video appunto è stato un po' più lungo, ma credo che sia utile questo tipo di concetto di video in cui vediamo lo scatto, vediamo prima cosa si può fare e poi lo andiamo a editare. Se hai apprezzato questo contenuto, ti prego di farmelo sapere qua nei commenti e lasciami un like. E se sei appassionato del mondo della fotografia, considera di iscriverti. Se questo video sarà apprezzato, continuerò con questo tipo di contenuto e aspetterò i vostri scatti RAW. Per qualsiasi cosa puoi contattarmi su Instagram a nicolas.toninelli o qua nei commenti. Ragazzi, per oggi è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!